si sta allargando Boxic come al solito, lancio per lui, la torre, Nedved, inserimento, c'è Inzaghi, palla buona per lui, Simone Inzaghi, attenzione, Inzaghi, destro e rete, rete, proprio lui, il più atteso, in zona gol, non sbaglia, Lazio in vantaggio al 16esimo. Negro, però, un campanello d'allarme, che conferma quello che dicevamo, la Lazio deve chiudere, Inzaghi, tocca per lui, Simone, e rete, ancora lui. Ecco qua la risposta. E d'altra parte a destra i pericoli sono costanti, grandissimo Conceição che ha guardato nel mezzo e ha dato la palla al tempo perfetto ad Inzaghi che ha stoppato subito il pallone. Intanto per le proteste successive al gol laziale, ma che si riferivano alla vicenda precedente, è stato ammonito probabilmente Della Pegna, probabilmente cartellino giallo per Della Pegna. L'arbitro stava discutendo con lui e con Pires, ma è probabile che l'ammonizione sia andata Della Pegna, che era stato il più attivo nelle proteste sul gol annullato. Ancora Conceição, spazio per lui, punta Dalmà, Conceição all'indietro, Stankovic, cambia tutto, Boxic, prova il tiro, Paratò, rete! È stato Inzaghi a toccare? Sì, forse è suo il gol. È stato bravissimo questa volta Stankovic che con la difesa schierata davanti, con fra un numero di persone, è riuscito con la vista periferica a trovare Boxic dalla parte opposta. Vediamo di chi è perfetto, Boxic ha provato al volo un gran gol, c'è riuscito, ha tenuto la palla bassa, secondo me è un errore di Porato. Si dispone la barriera, è pronto Marcheggiani ma anche Della Pegna, è un cross il suo, colpo di testa e gol, Leroy ha anticipato tutti. Intanto rivediamo il tocco morbido di Della Pegna, ma davvero troppo facile per Leroy con Negro in ritardo. Parte Simone Inzaghi e Paratò, incredibile! Pancaro rimette subito per Nedved, scatta Boxic, ancora un attimo di ritardo, comunque evitato il fuorigioco. Boxic, c'è Inzaghi, va giù, Conceição, controllo, destro, Inzaghi ancora, rete! Ancora lui, incredibile poker per Simone Inzaghi. 4-1. E allora l'accoppiata con Boxic ha funzionato, tutti i gol li ha firmati lui, ma Boxic ha dato il suo apporto. Sì, ha dato il suo apporto, gioca troppo decentrato, a mio avviso un gol gli risolverebbe qualche problema di convinzione. Cross, eccolo, eccolo qua, chiamato da Aldo Serena, Boxic mette dentro. Allora, dicevamo un'impresa statisticamente alla Van Basten addirittura, 4 gol in una partita di Champions League. Sì, è andata molto bene per me, sono molto contento, però devo anche ringraziare la squadra che mi ha aiutato. Peccato per il rigore, però l'importante per noi era vincere. Volevi farne ancora? No, diciamo che non si accontenta mai, però sono contento e soprattutto siamo contenti perché con questo risultato possiamo andare avanti. Pippo adesso sarà invidioso, lui ne ha fatti solo 2 domenica. Però il Cepciolino ne ha fatti tanti, quindi io devo farne ancora qualcuno per raggiungerlo. Però come ti ho detto sono contento soprattutto per la Lazio perché possiamo andare avanti. Esce una nuova Lazio da questa partita anche per il campionato? Senz'altro, anche domenica con l'Inter abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riusciti a vincere. Adesso andremo a Verona per vincere e per tornare in corsa sperando che la Juve faccia qualche passo falso. Grazie a Inzaghi, ora la linea passa alla regia, ci sentiamo dopo per i commenti finali.